Noi abbiamo sbagliato purtroppo con le squadre meno brave di noi, quello è il vero problema e lì bisogna trovare il problema di questa squadra, cioè, probabilmente ci manca qualcosa sotto quell'aspetto, ci manca la cattiveria giusta da mettere in tutte le partite, non solo in quelle che magari ti mettono di fronte Modena, Cesena, Entella o queste squadre qui. Noi con quelle abbiamo sbagliato poco. Se c'è un lavoro che ho fatto nell'ultimo anno, forse commettendo l'impegno massimo, è quello di cercare di trovare l'acquirente valido per il Pescara. E vi dico un'altra cosa, più che l'acquirente, intanto il gruppo serio, le persone serie che volessero prendere il Pescara, perché poi, come ho sempre detto, sull'accordo sicuramente non ci sarà nessun problema da parte mia, non sarà sicuramente un problema economico, sarà un problema di trovare le persone che possono garantire, perché poi io, siccome vivo a Pescara, non è che sparisco da Pescara, non voglio avere nessun tipo di responsabilità per il futuro e quindi voglio trovare qualcosa, siccome sono il primo tifoso del Pescara, voglio trovare qualcosa che sia che dia continuità e che sia garanzia per il futuro di questo club. Sto andando avanti veramente su tante direzioni, ce ne sono state veramente tante. Adesso cominciamo un po' a tirare le fila di quello che è rimasto e cercheremo di chiuderlo nel più breve tempo possibile. Ecco. Perché se c'è una cosa che è sicura è che io devo andare via. Ripeto, il primo che arriverà per chiudere, chiuderà con me. Però se il primo giugno non è chiuso, programmerà Sebastiani la nuova stagione? No, programmerò. Sicuramente riscriverò la squadra, cioè, campionata.